Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi vi mostreremo come realizzare a casa uno splendido padellino. Iniziamo! Ci occorreranno 285 g di farina 1 e 285 g di rimacinato. Rompiamo 7 g di lievito all'interno della boule. Montiamo la foglia e iniziamo a far girare in modo da ossigenare bene le nostre farine. A questo punto iniziamo ad aggiungere una parte della nostra acqua. In totale utilizzeremo 458 grammi. Aspettiamo che la farina assorba completamente l'acqua inserita. Una volta che l'impasto è avvolto completamente alla foglia, fermiamo la macchina, stacchiamo l'impasto dalla foglia . Togliamo via la foglia e montiamo il gancio. E continuiamo il nostro impasto. Aggiungendo poco alla volta la restante parte d'acqua. Alla fine aggiungiamo 12 g di sale. E dopo un paio di minuti il nostro impasto ha assorbito il sale e l'acqua ed è pronto. Lo stacchiamo dal gancio. Ed eccolo qui. Passiamo sul tavolo. Ed effettuiamo delle pieghe di rinforzo. Lo copriamo e attendiamo all'incirca 15 minuti. Ripetiamo questa operazione. Alziamo il nostro impasto e lo avvolgiamo su se stesso. L'impasto risulta sempre più liscio. Lo adagiamo su una boule precedentemente oliata e andiamo a far riposare il nostro impasto in frigo 12 ore. Ecco qui come si presenta l'impasto dopo il periodo di maturazione. Lo stendiamo sul tavolo e lo allunghiamo. Ci aiutiamo con un po' di farina di semola rimacinata. E iniziamo a spozionare. La pezzatura è di circa 343 grammi. Formiamo i nostri panetti avvolgendo l'impasto su se stesso. Ripetiamo l'operazione per tutti e tre i panetti. Spolvero di semola di rimacinato e adagiamo su una teglia. Ancora un po' di semola. E sigilliamo i nostri panetti con della pellicola trasparente.
li lasciamo riposare per 3 ore. Ed ecco qui come si presentano i nostri panetti dopo il periodo di riposo. Avranno lievitato per bene e siamo pronti per la stesura. Padellino precedentemente oliato e andiamo a stendere il nostro panetto. Andiamo in forno a 220 gradi. Dopo circa 10 minuti iniziamo a farcirlo. Noi utilizzeremo delle fette di formaggio. E rimandiamo in cottura per circa 5 minuti. Aggiungiamo del prosciutto crudo. Della stracciatella. Ed ecco qui, il nostro padellino è pronto. Una ricetta semplice e veloce. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e commentate. Ciao, ci vediamo al prossimo video.